Ciao ragazze, in questo video realizzeremo questa bellissima farfalla celtica. Per lavorare il chiacchierino celtico dovremmo staccare alcuni metri di filato dal gomitolo. Sul mio sito troverete il mio metodo semplice per tenere il filato in modo che non vi si annodi e che vi faciliti il lavoro. Spero che questo lavoro vi piaccia e iniziamo subito con il tutorial. Per realizzare questo modello avremo bisogno di 6 metri di perlè numero 8, io ho usato un colore lilla, lago da chiacchierino numero 8 e 47 perline. Iniziamo subito con il primo cerchio da 4 nodi doppi, un pippiolino, 10 nodi doppi, un pippiolino con perlina, 2 nodi doppi. Chiudiamo e fermiamo con un nodo. Il prossimo cerchio sarà da 2 nodi doppi, ci inseriamo nel pippiolino precedente, 10 nodi doppi, un pippiolino, 4 nodi doppi. Chiudiamo e fermiamo con un nodino. Giriamo il nostro lavoro e lavoriamo un arco da 3 nodi doppi, un pippiolino con perlina, 3 nodi doppi. Tiriamo il nostro arco e fermiamo con un nodino. Giriamo il nostro lavoro e continuiamo con un cerchio da 5 nodi doppi. Ci inseriamo nel pippiolino del cerchio precedente, 14 nodi doppi, un pippiolino, 2 nodi doppi, un pippiolino con 3 perline, 2 nodi doppi, un pippiolino, 14 nodi doppi, un pippiolino con perlina e 5 nodi doppi. Chiudiamo il nostro cerchio e fermiamo con un nodo. Per intrecciare il prossimo cerchio a quello precedente, prendiamo la nostra matassina di filato e facciamola passare nel cerchio dal davanti verso il dietro. Questo ci faciliterà il lavoro. In egual modo metteremo il nostro ago e lavoriamo. 14 nodi doppi, un pippiolino con 3 perline, 9 nodi doppi, un pippiolino con perlina, 5 nodi doppi. Chiudiamo e fermiamo con un nodino.
Lavoriamo il prossimo cerchio passando la matassina dal dietro verso il davanti e posizioniamo l'ago allo stesso modo. Lavoriamo 5 nodi doppi, ci inseriamo nel pippiolino del cerchio precedente, 10 nodi doppi, un pippiolino con 10 perline, 15 nodi doppi. Chiudiamo il nostro cerchio e fermiamo con un nodino. Vedete che bell'effetto dei cerchi intrecciati insieme? Giriamo il nostro lavoro e lavoriamo un arco da 3 nodi doppi, un pippiolino con perlina, 3 nodi doppi. Fermiamo con un nodino e giriamo il nostro lavoro. Facciamo passare la matassina dal dietro verso il davanti nel cerchio precedente e mettiamo allo stesso modo l'ago. In questa posizione andremo a lavorare un cerchio da 6 nodi doppi, ci inseriamo nel pippiolino del cerchio precedente, 8 nodi doppi, un pippiolino con 3 perline, 8 nodi doppi. Chiudiamo il nostro cerchio e fermiamo con un nodino. Continuiamo con un cerchio da 8 nodi doppi, un pippiolino con 3 perline, 8 nodi doppi, un pippiolino con una perlina, 6 nodi doppi. Chiudiamo e fermiamo con un nodino. Giriamo il nostro lavoro e lavoriamo un arco da 3 nodi doppi, un pippiolino con perlina, 3 nodi doppi. Sfiliamo il nostro arco e fermiamo con un nodino. Giriamo il lavoro e facciamo passare la nostra matassina dal dietro verso il davanti del nostro ultimo cerchio. Lavoriamo un cerchio da 15 nodi doppi, un pippiolino con 10 perline, 10 nodi doppi, un pippiolino con perlina, 5 nodi doppi. Chiudiamo il nostro cerchio e fermiamo con un nodino.
ecco la nostra farfalla celtica che inizia a prendere forma. Facciamo passare la matassina dal davanti dell'ultimo cerchio al dietro e in egual modo metteremo il nostro ago. Lavoriamo un cerchio da 5 nodi doppi, ci inseriamo nel pippiolino del cerchio precedente, 9 nodi doppi, un pippiolino con 3 perline, 14 nodi doppi. Chiudiamo il nostro cerchio e fermiamo con un nodino. Facciamo passare la nostra matassina dal dietro verso il davanti dell'ultimo cerchio. Posizioniamo l'ago allo stesso modo e lavoriamo un cerchio da 5 nodi doppi, ci inseriamo nel pippiolino del cerchio precedente, 14 nodi doppi, un pippiolino, 2 nodi doppi, un pippiolino con 3 perline, 2 nodi doppi, un pippiolino, 14 nodi doppi, ci inseriamo nel pippiolino del primo cerchio, 5 nodi doppi. Chiudiamo il nostro cerchio e fermiamo con un nodino. Giriamo il nostro lavoro e lavoriamo l'ultimo arco da 3 nodi doppi, un pippiolino con perlina, 3 nodi doppi. Sfiliamo il nostro arco, fermiamo con un nodino e lo andiamo a bloccare nel primo nodo doppio del primo cerchio che abbiamo lavorato. Fermiamo il nostro lavoro con qualche nodino. Tagliamo e nascondiamo i fili. Ed ecco qui la nostra farfalla celtica. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Vi ricordo che se volete vedere altri miei tutorial potete iscrivervi al mio canale e seguirmi sui social o sul mio sito. Questo tutorial finisce qui. Un bacio, alla prossima!